Ok, grazie. Sì, ci penso, mettere schermo pieno. Scusate, guarda che... Non sono abituato a un... Come si chiama? La pulce, come si chiama? Sa. Allora, grazie, buonasera. Grazie per l'invito. Io sono stato invitato sostanzialmente per raccontarvi che cos'è il crowdfunding. Non conosco la vostra realtà cittadina, mi dispiace, quindi eventualmente poi se avete voglia, poi quando ci sarà il dibattito si chiacchiererà, capirò meglio alcune cose. E non mi occupo di bilancio partecipativo, mi occupo di crowdfunding. E me ne occupo da tanti anni, ho fondato la prima piattaforma italiana di crowdfunding nata quindi in Italia, qualcuno dice addirittura in Europa, però insomma adesso io non voglio fare il... va bene, in Italia, e quindi mi occupo da tantissimo tempo di questo tema e faccio una domanda giusto per capire quanti di voi, perché già questa sera abbiamo incominciato con un video sul crowdfunding, poi la signora della fondazione parlava del crowdfunding, volevo sapere quanti di voi conoscono questo termine, lo sentono per la prima volta oppure lo conoscono bene, cioè quanti conoscono il crowdfunding per alzata di mano? Ah vabbè dai, ma San Donato è meraviglioso, io mi trasferisco qua allora, basta, siamo a posto. No, quindi la faccio veloce, vi racconto velocemente che cos'è, molto velocemente perché lo sappiamo, però vi racconto perché da qualche giorno fa sono usciti i numeri. Perché il crowdfunding molte volte appunto è una parola, quindi dice, facciamo il crowdfunding, è una roba, però poi alla fine quanto cuba, se il custa, come dicono dalle vostre parti, cioè alla fine quanto si riesce a raccogliere veramente, quanti progetti vengono finanziati, quanto è rilevante realmente il crowdfunding in Italia? Ecco, proverò a rispondere a questa domanda e poi, visto che sono stato gentilmente invitato in un'iniziativa in cui si parla in un territorio, in un comune, con delle associazioni, con degli assessori, probabilmente, non lo so, e si parla anche di bilancio partecipativo, ho provato anche a fare una serie di spot su progetti che riguardano i territori, su cose che sono state fatte, che abbiamo seguito anche con la mia piattaforma. Io, come detto, sono stato il fondatore della piattaforma, si chiama Produzioni dal Basso, ma non parlo della mia piattaforma, non sono qua a fare spot, sono qua a raccontarvi questo tema. Sostanzialmente, vabbè, questo è il termine, ma lo sapete già, quindi io vado dritto per dritto, però è importante dire che sostanzialmente il finanziamento collettivo è spesso utilizzato per promuovere l'innovazione e il cambiamento sociale, questo è un tema, cioè i progetti di crowdfunding non sono mai egoriferiti, cioè non troverete mai uno che vuole fare il monumento equestre di se stesso, sono sempre progetti, come dire, dedicati, condivisi, progetti che in qualche modo possono essere condivisi da una comunità di persone che insieme decide di mettere insieme il denaro, le risorse, le idee, eccetera, eccetera, il denaro in particolare, se non si chiamava crowdfunding, per realizzare qualcosa che può essere però molto differente, non sono solo progetti territoriali, c'è veramente di tutto, perché la dinamica sostanzialmente è questa, c'è un'idea, un progetto, c'è un pubblico, un crowd in inglese, che decide di partecipare, c'è il denaro e poi c'è sostanzialmente una sorta di ciclo, un'economia circolare in qualche modo per la realizzazione di questo progetto. Ovviamente il crowdfunding, a differenza di molte altre piattaforme abilitanti, le piattaforme di crowdfunding, trattando di denaro, essendoci dentro il denaro, sono complesse, sono degli oggetti complessi, non sono banali, e quindi quando parliamo di crowdfunding in realtà stiamo parlando di una cosa molto vasta, che va dal mondo della donazione al mondo dei prestiti, al mondo degli investimenti nelle start-up, al mondo, insomma, è un mondo complesso. Diciamo che io qui l'ho diviso in questa slide in quello che possiamo definire il crowdfunding, quando parliamo di donazioni, di finanziamento di progetti sociali e culturali, fino ad arrivare al crowd investing, quando parliamo invece di progetti dove io faccio un investimento aspettandomi un ritorno, e lì ovviamente entriamo nel mondo dell'equity e del lending. Prima abbiamo visto il video del signore, tra l'altro parola di alpino, voglio dire, io mi fiderei di un progetto del genere per la raccolta della legna, e lui a un certo punto diceva, mi impegno, parola di alpino, a restituire. Allora, in realtà nel crowdfunding non si restituisce perché sono donazioni, quindi è probabile, poi lo vedremo, lo verificheremo, che quello non è un progetto di crowdfunding che sta in alto, ma è un progetto che è più di investing, cioè dove di prestito, perché se il crowdfunding è una forma di disintermediazione finanziaria che sta in qualche modo anche
disintermediando in alcuni casi le banche. Non è un caso che le banche si stiano occupando di crowdfunding, e io ho incontrato anche la Fondazione Territori di Fondazione Caricolo proprio durante un lavoro che sta facendo Intesa San Paolo, ad esempio, che ha aperto una piattaforma di crowdfunding e sta lavorando con Fondazione Caricolo. Quanto Cuba? Perché quello che conta sono i numeri, questo lo sappiamo. Allora, in Italia ad oggi in totale tutte le modalità, quindi dalla donazione alle forme più di investimento, quindi di equity, di lending, di prestito, in Italia ad oggi il crowdfunding ha raccolto 240 milioni di euro, che sono pochi, non sono tantissimi, però calcolate che tendenzialmente è un tema che c'è da 4 anni, 4-5 anni, quindi voglio dire, siamo all'inizio. Ma soprattutto calcolate che nell'ultimo anno praticamente la metà di questo importo è stato raccolto nel 2018, ok? Quindi questi sono dati freschi che sono appena usciti, quindi 111 milioni di euro sono stati raccolti solo nel 2018. Questo cosa vuol dire? Che c'è una crescita esponenziale di questo strumento, soprattutto per quanto riguarda la parte di equity, di lending, la parte più, se vogliamo, tosta dal punto di vista bancario. Per quanto riguarda invece la parte delle donazioni, che è quello che interessa più i territori, le associazioni, i comuni, eccetera, eccetera, che ovviamente ad oggi non invitano i cittadini a investire o non chiedono ai cittadini dei prestiti, direi fortunatamente, e sostanzialmente parliamo di 12.000 progetti finanziati in Italia e di 51 milioni di euro raccolti, quindi un po' meno, però comunque non poco, non banale, e nell'ultimo anno, nel 2018, 17 milioni di euro raccolti. Il tasso di crescita negli ultimi 4 anni è questo, quindi ogni anno più o meno raddoppia, si raddoppiano i volumi, quindi è uno strumento ancora all'inizio, 17 milioni non sono tanti, si può fare molto di più, si farà molto di più, però è una dinamica di raccolta fondi che cresce di anno in anno. Vi racconto qualche storia di comunità, di come il territorio, le associazioni, eccetera, eccetera, stanno utilizzando questo strumento. E ve lo racconto ovviamente dalla mia esperienza personale come piattaforma. Io ho una piattaforma che ha 200.000 utenti, che lo scorso anno ha raccolto 2 milioni e mezzo di euro per finanziare quasi un migliaio di progetti, che insomma è una piattaforma, potete andare a visitare Produzione al Basso, dove ci sono oltretutto i numeri tutti in chiaro, e sulla quale stanno cominciando anche a lavorare delle aziende, cioè arrivano delle aziende che vogliono cofinanziare dei progetti territoriali, dei progetti delle associazioni. E questo è il tema che secondo me può essere interessante per chi nei territori si occupa di questi progetti. Innanzitutto, chi sono gli attori del crowdfunding territoriale? Okay? Non è un processo ciclico, non è un processo simile al bilancio partecipativo, è un processo serendipico, mi viene da dire, cioè comunque random, cioè i progetti territoriali in crowdfunding arrivano perché le associazioni magari non raccolgono i fondi o non prendono fondi dall'amministrazione e decidono di aprire una raccolta fondi su una piattaforma oppure in autonomia, eccetera, eccetera. E questo sta succedendo tutti i giorni. Noi ogni settimana pubblichiamo decine, quasi più o meno una decina di progetti al giorno, quindi sono 70 progetti alla settimana che arrivano sulla nostra e sulle altre piattaforme. Vuol dire che ogni anno sono migliaia di progetti, decine di migliaia di progetti che vengono proposti da parte delle associazioni che cercano soldi. E tendenzialmente, quando però si strutturano i progetti, gli attori sono le associazioni, le università, le scuole, gli enti e le fondazioni, okay? Le idee, che sono la cosa, il perno, diciamo, centrale del crowdfunding, le iniziative, e tendenzialmente possono anche essere iniziative di ricerca e di innovazione. E qui vi dico una cosa: nel crowdfunding non funziona la raccolta, diciamo, diffusa della serie io sono un'associazione, datemi soldi. Non funziona. Nel crowdfunding il livello, come anche del resto nel bilancio partecipativo, il livello progettuale è fondamentale, cioè ci deve essere una cosa precisa da sostenere, da finanziare, solo così arrivano realmente i sostegni. Le comunità dei cittadini sul territorio che sostengono, i comuni, le regioni e i ministeri che in certi casi intervengono per facilitare il processo, perché prima, come dicevo, è una dinamica randomica, ma alle volte può essere che invece anche i comuni, lo vedremo, si organizzano. E poi è importante le aziende che cofinanziano i progetti. Questa è la vera novità
se vogliamo, del crowdfunding italiano è quello che sta succedendo, cioè aziende che sono interessate a presidiare questi progetti, a cofinanziarli. Qui vi faccio un po' di numeri di iniziative che abbiamo fatto. Per esempio Banca Etica, che da un po' di anni lavora con la nostra piattaforma, utilizza la nostra piattaforma per lanciare dei bandi, quindi delle call, delle chiamate ai progetti. Ne abbiamo appena chiuso uno sui progetti culturali che ha portato una raccolta di più di 250 progetti che sono arrivati, ne dovranno selezionare però solo una decina. E fino ad oggi hanno finanziato attraverso il crowdfunding 140 progetti, hanno raccolto 1.200.000 euro e hanno coinvolto 10.000 donatori, 10.000 persone che hanno sostenuto questi progetti. Ovviamente questi fondi sono stati in parte erogati dai donatori e in parte per il 25% erogati dalla banca, che sostiene questi progetti in maniera assolutamente liberale. Questa invece è un'altra iniziativa, quindi qui ovviamente il livello territoriale era dato dalla tipologia di progetti, progetti etici, progetti territoriali, hanno, che ne so, Legambiente che prende la stazione abbandonata, la ristruttura e la restituisce alle associazioni. Potete andare a visitare i progetti per farvi un'idea della tipologia. Questo è un progetto invece più strutturato, FastWeb con il MIUR, quindi con il Ministero della Pubblica Istruzione, che decide di finanziare progetti nelle scuole, di finanziare progetti digitali nelle scuole italiane. E come lo fa? Lo fa attraverso una piattaforma di crowdfunding, lo fa attraverso una call di chiamata ai progetti, e l'anno scorso abbiamo fatto il primo test, abbiamo selezionato 33 progetti, abbiamo raccolto 225.000 euro, coinvolgendo tra diciamo docenti, sostenitori e anche genitori, quasi 1.000 sostenitori. Oppure progetti più invece Biper, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, quindi in Emilia Romagna, progetti territoriali su alcuni comuni, ha lanciato una piccola call for education, cioè per progetti educativi delle associazioni, 150 progetti candidati, 5 progetti selezionati, hanno raccolto 52.000 euro. E poi da poco, anche questo è un progetto civico e territoriale, l'Università Bicocca sulla nostra piattaforma ha lanciato l'Università del Crowdfunding, cioè la possibilità per ricercatori, insegnanti, docenti, eccetera, eccetera, di proporre progetti e raccogliere fondi. Hanno già lanciato il primo progetto, è già stato finanziato. Vi segnalo anche che il Comune di Milano ha lanciato il crowdfunding civico per il Comune di Milano e quindi ha sostanzialmente lanciato una call sempre qui per raccogliere progetti e cofinanziarli. E poi questo che è stato il primo progetto di crowdfunding civico lanciato in Italia, che è un passo per San Luca, Bologna, dove hanno raccolto 339.000 euro, di cui 150.000 euro messi dal Comune da 7.000 cittadini bolognesi. Quali sono, diciamo, le cose interessanti del crowdfunding per il territorio? Perché poi il crowdfunding, come abbiamo visto, può essere di vario tipo, può sostenere progetti immobiliari, può sostenere imprese, start-up, eccetera. Qui stiamo parlando di progetti fatti da associazioni, oppure da scuole, da enti e da fondazioni su determinati territori. Quali sono i punti di forza del crowdfunding territoriale? Sostanzialmente il fatto che ci sono dei progetti che vengono selezionati, sono ben definiti, sono condivisi con la cittadinanza e validati attraverso il denaro dalla comunità. Questo ci tengo a segnarlo anche come passaggio di scarto rispetto al bilancio partecipativo, perché nel bilancio partecipativo la comunità vota dei progetti, nel crowdfunding la comunità vota dei progetti mettendoci dei soldi, che come potete pensare o immaginare è molto diverso. E quando io faccio un bilancio partecipativo, quello che purtroppo spesso succede, forse Stefano può raccontarlo meglio di me, è che poi alla fine vincono sempre gli stessi, perché sono quelle che le associazioni che hanno più amici o quelle che hanno più, come dire, hanno l'agendina telefonica più ricca di contatti. Nel crowdfunding il coinvolgimento è molto più alto perché si chiede un investimento vero, fatto di soldi, e lì ovviamente quando si mette le mani in tasca ci penso due volte, devo vedere il progetto, fammelo capire. E proprio per questo il secondo punto di forza del crowdfunding è la comunicazione. Un progetto di crowdfunding è un progetto di comunicazione dove se non si comunica non si raccolgono soldi, punto. Quindi il racconto dei progetti, lo storytelling, l'utilizzo dei social, le iniziative sul territorio, il coinvolgimento della stampa locale sono fondamentali per fare conoscere il proprio progetto, coinvolgere i cittadini e fargli mettere i soldi. Okay? Quindi questo punto è un punto che interessa moltissimo alle aziende. Le aziende molto spesso non entrano nei temi come il bilancio partecipativo
oppure Fondazione Cariplo sta cominciando a interessarsi al crowdfunding proprio perché c'è questa componente di validazione sociale fatta non coi voti degli amici ma coi soldi e con la comunicazione che è visibilità. E infine l'ultima cosa, anche questa non banale, su cui stiamo lavorando tanto anche con, sul tema dei dati, è la capacità di misurazione di queste iniziative. Cioè un progetto di crowdfunding è un progetto trasparente dove io sono in grado di vedere quante persone hanno partecipato, quanti soldi ho raccolto e soprattutto sono in grado di andare a valutare ex post, non solo io che ho messo i soldi come comune, come fondazione o come azienda, ma tutti i cittadini che ce li hanno messi anche loro, di andare a valutare ex post la reale realizzazione del progetto. Cioè per fare un esempio relativo alla, come dire, all'impianto per i bambini, diciamo, che si raccontava prima, è chiaro che lì quando i cittadini donano anche solo 10 euro per costruire il giardinetto sostenibile, praticabile, eccetera, eccetera, poi quando vengono raccolti i soldi, viene validato il progetto, poi se non lo fai è un problema, perché voglio andare a vedere che il progetto è stato fatto. Quindi è molto importante nel crowdfunding non solamente appunto la qualità progettuale iniziale, ma è molto importante anche l'ex post, cioè come io poi comunico quel progetto una volta che l'ho realizzato. Va bene, basta. Grazie.